Te, caro acciuga, che rischi di finire sulla pizza, te hai paura. Te hai paura, acciuga, te lo dico io. Te hai paura e ti muovi anche in maniera squallida, perché sai benissimo perché sei voluto tornare alla Juve. Sei voluto tornare alla Juve anche perché mediaticamente sai benissimo che non ti attacca nessuno. Sai benissimo che dicendo queste cose all'Inter non ti risponde nessuno e sai benissimo che sei coperto anche dai giornali. Ma te, caro acciuga, hai paura. Perché il tuo, caro acciughina dal Livorno, perché il tuo atteggiamento squallido degli ultimi 2 anni di dire che è l'Inter quella che deve vincere, non funziona. Perché l'Inter non ha comprato giocatori da 75 milioni come hanno comprato a te, caro acciuga. Perché all'Inter, che non, è una vita, non si vedono giocatori da 70 milioni. Capito? Ci sono tantissimi parametri zero. Noi quest'anno non abbiamo speso 200 milioni come hanno speso per te, caro acciughina dal Livorno. Quindi sei te quello che devi vincere. Sei te quello che sei stato infamato da tutti i tifosi della Juve fino a un mese fa, caro acciughina. Stai respirando un pochino ora. Sei tornato con la testa fuori ora perché immeritatamente sei primo in classifica, sempre per ora. E ti stanno spianando un'autostrada per far sì che tu possa essere primo, caro acciuga. Ma il tuo tentativo squallido di dire negli ultimi 2 anni che è l'Inter che deve vincere non funziona. Sei te quello che deve vincere, acciuga. Perché sono i giocatori da 70 milioni li comprano a te. Capito? Il mercato da 200 milioni l'hanno fatto a te, caro acciuga. Quello che non gioca alle coppe, sei te. Quello che gioca il campionato e basta, sei te, caro acciuga. Quindi lo devi vincere te il campionato. E non ci rompere i coglioni con questi tentativi squallidi. Capito? Ti vedo nervosetto ultimamente, acciuga. Questi sono gesti di paura e di nervosismo. E ti stai specializzando nel fare il cabaret. Te hai paura, acciuga. Te hai paura. Te ti stai cacando addosso. Te lo dico io. Te hai paura. Te hai paura, acciuga. Sei te quello che deve vincere. Non siamo noi gli obbligati a vincere. Sei obbligato a vincere te. 200 milioni di mercato l'hanno fatta a te. Un centravanti da 80 milioni che facevi giocare a 50 metri dalla porta l'anno scorso l'hanno comprato a te, caro acciuga. Capito? Quindi te, quando sei in difficoltà, cerchi di spostare l'attenzione facendo il simpaticone, ma alle tue battute non ride nessuno perché te pensi anche di essere simpatico. Ma non ride nessuno, sai benissimo che a livello mediatico sei protetto. Sai anche, come ho detto prima, che dall'altra parte, ovvero sia dal Ninte, non ti risponde nessuno, ma sei te che devi vincere, acciuga. Perché ricordatelo, dalle stelle alle stalle ci vuole un secondo, perché te, appena riscendi giù, ricominci a prendere i pomodori, caro acciughina. Te, se riscendi giù e tu ripigli i pomodori a Torino, acciughina, ma di cosa stai ragionando? E c'ho i 70 minuti nella tua area. Quanto può durare questa cosa, acciuga? Quanto puoi durare a non giocare a calcio? Mi sembri tanto, il Milan ha vinto lo scudetto, ma dagli errori si impara. Quanto puoi durare a giocare solo nella tua area, acciuga? Quanto puoi durare? San Giovanni non vuole inganni, si dice dalle mie parti. Quanto puoi durare? Ti hai paura, ammettilo. Stai facendo cabaret, te sei nervoso, te hai paura, acciuga, te non sei nessuno. Ciao Inter. Bi, 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 bi.